Ciao Daniele, chi sei intanto? Allora, sono Daniele Scasciafratte, sono uno dei volontari di tanto tempo di Mozilla, mi seguo la comunità italiana Mozilla Italia, mi occupo molto della community management, dell'organizzazione eventi, formazione e mentoring dei volontari e spesso anche proprio nell'introduzione e promozione di progetti Mozilla per la lingua e per il paese Italia, ovviamente. Che cos'è il progetto Common Voice? Il progetto Common Voice è un tentativo di Mozilla per poter realizzare non solo un motore di riconoscimento vocale completamente open source, offline e libero per qualunque tipologia di utilizzo rispetto ad altri oggi utilizzati più diffusi anche nei nostri smartphone, ma anche un sistema di raccolta dati completamente liberi in CC0 di lingua italiana e di molte altre lingue, ad esempio l'esperanto, il francese, il tedesco o anche altre lingue asiatiche, ad esempio, come set di dati aperti, sia audio che testo, utilizzabili per il machine learning. Quindi è una combinazione tra Common Voice, che è la raccolta dati, e di Speech, che è il motore di analisi che fa fare sia speech to text che text to speech di quello che facciamo, completamente programmabile. Quindi sono due progetti che insieme fanno la quadratura del cerchio in ambito open source per competere contro i colossi del mercato che offrono tutta una serie di problematiche per gli utenti. Quindi fondamentalmente, diciamo, a livello di utente sarebbe l'alternativa più libera e più sicura in termini di protezione dei dati al riconoscimento vocale di Google, di Amazon o altri, che sono usciti spesso queste notizie che loro conservano questi dati e che registrano e che ascoltano le nostre registrazioni. Quindi anche se noi accettiamo questi servizi e non leggiamo mai termini e condizioni, non siamo mai al sicuro effettivamente di quello che faranno con i nostri dati, per quale scopo lo utilizzano, anche il fatto che ho detto chiama mamma al telefono. Quindi è importante avere accesso a delle risorse alternative, come esempio Microsoft utilizza il progetto di Speech di Mozilla, che è il motore di machine learning, e noi stiamo lavorando con la comunità italiana per promuovere la lingua italiana in questo progetto, poter realizzare un modello di lingua italiana di riconoscimento vocale, di conseguenza pure lui libero per qualunque utilizzo. Pensiamo a che questa tecnologia è fatta per girare su Raspberry, tutte le opportunità che apre di sviluppo, perché esistono per diversi linguaggi, ma anche la possibilità della privacy senza limiti, perché questi servizi ovviamente hanno dei limiti, costano, certo. E noi invece siamo offline, possiamo utilizzarla quindi anche per la domotica di casa, con anche il progetto Mozilla IoT su cui si basa anche questa tecnologia, perché Mozilla lo vuole integrare questo progetto di Speech anche dentro al browser Firefox e tutte le sue varie versioni mobile, ad esempio VR, noi non abbiamo un controllo del browser e quindi quello sarebbe un sistema per avere i comandi vocali, ma offre anche delle opportunità a livello di accessibilità. Pensiamo a chi ha delle disabilità, il fatto di poter dare comandi vocali per la lingua italiana e non lingua inglese. Quindi noi stiamo lavorando proprio a un progetto di raccolta di dati vocali, quindi abbiamo bisogno di persone che si registrano al sito, lo facciano anche in modo anonimo, a voice.mozilla.org, e leggano delle frasi oppure ascoltino le registrazioni e approvino, in questo caso se vanno bene oppure no, o leggano le frasi che appaiono sullo schermo. In modo tale noi possiamo creare questo dataset libero che si può scaricare già dal sito anche delle altre lingue. Quindi pensiamo all'opportunità, se non ci interessa il motore di Mozilla possiamo avere il dataset che possiamo utilizzare qualunque cosa. Quindi sono diverse opzioni del progetto per l'università, per gli studi accademici. Assolutamente, ci sono diverse università che stanno lavorando per contribuire al progetto. Poi il bello è che è tutto open source, quindi trovate a disposizione vari bridge per altri linguaggi di programmazione, trovate anche dei prototipi per altre cose. C'è già il fatto che Mozilla lo integra nel progetto IoT che si realizza lei, che è iot.mozilla.org, dà dell'idea delle possibilità che offre una tecnologia del genere. Io spesso fa in Italia che noi siamo il paese di Arduino, faccio presente le possibilità che offre in ambito maker per i bambini, quando essere divertente a dare i comandi a un dispositivo elettronico, accendi le luci. Quindi questa è una delle opportunità che offre una tecnologia completamente open source e in totale, non come tante altre compagnie. Ricordiamoci, Google rilascia Android quando decide lei il suo risorgente. Qui parliamo invece di tutto già disponibile, per non solo il software ma anche i dati e il modello. Certo, e quindi gli utenti possono contribuire fondamentalmente aiutando a costruire il modello, dando la loro voce. Sì, di cosa avete bisogno? Quindi? Noi abbiamo bisogno di persone che vadano sul sito di Common Voice, leggano o revisionino le frasi. Abbiamo tanti volontari che tipo lo fanno mentre aspettano l'autobus, quelli che tipo hanno momenti morti
morti mentre stanno sul traffico, chi dedica 5 minuti al giorno, chi anche fa le gare. Anche chi ha un accento sì, della propria regione marcato. Assolutamente, anche persone non di origine italiana che parlano quindi diversamente, perché il modello va allenato e più possibilità diamo al modello di addestrarsi anche con le varie. Più vario è. Assolutamente, perché anche le frasi da leggere sono delle raccolte, adesso stiamo lavorando per aumentarle, da diverse fonti, quindi è importante fornire. Se non c'è un errore minimo, allo stato attuale non è un problema, perché ovviamente queste tecnologie non arriveranno mai a una perfezione 100%, già Google e Amazon non lo sono, noi qui siamo a livello che ancora italiano rispetto ad altre lingue europee non compete, perché abbiamo un volume basso, oramai la lingua italiana è disponibile da poco più di un anno e abbiamo dei problemi di promozione, che siamo pochi, siamo volontari e non possiamo competere con i colossi o anche con paesi in cui la tecnologia, diciamo, l'attenzione digitale è diversa e quindi okay. Abbiamo bisogno di voi, altri italiani, abbiamo bisogno di voi. Grazie. Prego.